Vediamo un po'. Dunque. Abbiamo Stream OBS, funziona, si vede tutto, io mi vedo muovermi, però non mi si sono accese le luci, perché? Perché non ci sono accese le luci prima? Che me... Vediamo un po' se si accendono adesso. Ah, ci ho passato col mouse sullo schermo. Ah, eccole qua le lucine. Me le ero perse che non si erano accese. Vabbè, pazienza. L'abbiamo recuperata adesso. La musichetta del gioco ce l'abbiamo. Possiamo. Sessione iniziata da un minuto. Bitrate ottimo. Stream OBS funziona. Mancheranno i feed di Telegram. No, quello di Discord è arrivato. È arrivato quello di Discord. No, è ancora quello del 26, ancora quello di ieri. Non è arrivato, però noi iniziamo. È arrivato adesso, 17.08. Le informazioni di Volkov confermano i nostri peggiori timori. Seus ha rubato l'ordigno nucleare da Berlino Est. Ah, bene. Non ne siamo ancora sicuri. L'ha fatto, ne sono certo. C'erano coordinate in codice tra i documenti nucleari di Volkov. Ah, È una regione disabitata nella Repubblica Sovietica d'Ucraina. Un aereo spia ha rivelato questo. Voglio sapere quello che succede in questo edificio. Serviranno anche gli altri. Woods e Mason ci raggiungeranno da Kiev. Bene. Bell, tu farai squadra con Woods. Io e Mason aspetteremo l'estrazione. Park ha le comunicazioni. Non sappiamo quanto siano numerosi o preparati, quindi se dovete ingaggiare, fatelo con attenzione. È ora di sbirciare dietro la cortina di ferro. Bene. Bisogna ingaggiare ma con attenzione, quindi sicuramente ce le prenderemo sui denti come nostro solito. Come nostro solito ce le prenderemo sui denti. Vediamo nel frattempo, mentre ci aspettiamo le granate sui denti, se è arrivato qualche feed di Telegram. No, non ho ancora Telegram, si rifiuta oggi, però in compenso abbiamo una dashboard per dispositivi mobili. Molto bene. Caricamento in corso, come si può notare dall'iconcina del diagramma che si muove in basso a destra. Sottile, sottile, ma si vede. E attendiamo. Attendiamo perché purtroppo non avendo non avendo la PlayStation quella figa, C'è calma piatta sui canali ci nemici. si mette un Via po'. libera, Woods. Ricevuto, Park. Resta in ascolto. Tieni in attesa Mason e Adler. Andiamo. Va bene. La base è oltre il prossimo crinale. Entrate, scoprite il più possibile e uscite. Merda. Park, volevo restare un po'. Guarda il gulag. Prima dobbiamo scoprire cosa hai in mente per Zeus. Guarda quel mostro. Chissà cosa Sta c'è dentro di così. minchia. Scatta una foto, al comando interesserà. Bene, è ora di sporcarci le mani. Guardi in alto, guardi in basso, scegli l'obiettivo. Non so, mi piace lui. Altri due fuori dal furgone. Ma cazzo sono? Che cazzo? Devi allenarti. Devi Vai allenarti. avanti e scendi per il pendio. Li avessi Ecco le visti. spalle. Dov'è il furgone? Aspetta, ferma un attimo. Ah, ma quel furgone, ma ti venisse un po' di bene. Avanza pure, ti copro. Fotografa qualsiasi cosa ti sembri importante. Mappe, progetti, tutto quello che trovi. Ah, giusto. Cerca Ma bene. porca puttana. C'è qualcos'altro qua? Entra nella base.
Ah, dobbiamo forzare una serratura, interessante. Scassina. Allora, vediamo un po'. Piano. Sai. Trova modo di entrare nell'edificio principale. Io ti seguo e disattivo l'allarme principale. Trovo un modo per entrare. Iniziamo da qua. Anche se per me c'è già troppa luce. Fiocista. Ti copro io. Grazie. Merda. Una pattuglia sta venendo qui. Bell, trova il modo di entrare. Io ti raggiungo. Merda, sta che la chiave col codice. Entrare da qua. Merda, ste cazzo di chiavi col codice. Se ci sta. Quanta cazzo di gente c'è qua? No. C'è troppa gente lì. Questo sì. No, al cazzo. Ma cazzo si entra. Nel dubbio ho fatto la foto anche al coso. Ragazzi, neanche da qua? Che sfiga, madonna. Buonasera moderatrice, buonasera. Dai cazzo, ma anche questa è chiusa. Questa non si apre. C'è quello con la torcia. Mannaggia al cazzo. Tutti i cagacazzo qua, sì? Che se per sbaglio ingaggio qui in mezzo ci muoio male. Cazzo ha detto?
Kaku. Dove cazzo è andato? Ah, fanculo. Per ora i rossi sono tranquilli. Ma Wood ancora non risponde. Tu continua e vai all'interno. Aspetta, che guardo che non mi seguono, che non si sa mai. No, stanno guardando di là. Ma va, fanculo. Interessante. Aspetta che passino oltre. Beh, bella. Tu continua e vai all'interno. La tattica sdraia ti serve sempre. Di là non dovrebbero vedermi. Di qua non c'è nessuno. Cassina. Oh cazzo. Basta rogni. Non c'è di che. Hai perso qualcosa. Park, Bella ha trovato il modo di entrare, ma non abbiamo molto tempo. Allora muovetevi. Nessuna obiezione. Sì, aspetta un attimo, devo far foto io qua. Sicuramente questi sono documenti importanti. Si legge un cazzo. Pensavo fossero documenti importanti. Questi invece? Non so, nel dubbio meglio farci una foto. Qua c'è qualcosa, aspetta che arrivo. Qua c'è qualcosa, no, no. Guardi in basso, vado al piano inferiore, attacco al tuo segnale. Quale sarebbe il mio segnale? Ok, sono pronto. Fanculo. Via libera, avanzo. Aspetta che scendo. Qui c'è qualcosa che può essere utile? No. Niente. Nell'area obiettivo c'è qualche, c'è qualcosa da fare le foto qua sicuramente. Ah no, c'è proprio il disegno della, c'è proprio il disegno della foto. Allora perfetto, la mappa di un altro settore. Merda. Questo posto è una specie di grosso sistema di allarme, difesa missilistica. Preparati,
Potrebbe esserci un esercito di russi dall'altra parte. Oppure un branco di stronzi. Coprimi. Tu entra, che poi ne parliamo. Ma che cazzo? Neanche una parola, Bella. La... cazzo è questo posto? È un percorso della Spetsnaz, fatto come una tipica città americana. Scatta una foto, Bella. Stanno iniziando. Cazzo, muoviamoci! Se vogliono un'esercitazione realistica, gliela daremo. Ah, tutti là. Escono allo scoperto. Ma non è. Granata! Interessante. Muoversi. Che palle! In movimento. Che cazzo sono? Se la smetteste di sparare magari, eh? Capuzzana. Cazzo di ricarica. Quanti cazzo ce ne sono ancora? Ce ne fossero altri. Meno male. Eccoli. Contatto sui tetti. Che palle. Granata in arrivo. Il nemico si muove. Ancora un. Merda, quello c'era giù molto antiproiettili. Mi venisse un po' di bene. Vaffanculo. Esatto, vaffanculo anche te. Controllo. Mi sento solo.
Tutto qua devo fare io sempre da solo, sì? E vaffanculo. In 50. Torre di controllo, fin là. Granata in arrivo! Ricruimini! Avanza! Sempre me, a parte gli stronzi. Ancora stronzo! I succhi! Merda, mi serve copertura! Anio progetto! Vedi la torre di controllo? Da quella parte! Ho bisogno di ricaricare! E adesso ti faccio ricaricare. Quell'ascensore porta dritto alla torre di controllo! Dove cazzo è l'ascensore? Verso quell'ascensore! Granata! Caputta! Poi dimmelo quando sono... Merda, quello lì sembra tosto! Quell'ascensore porta dritto alla torre di controllo! Vabbè, sapendo cosa devo fare. Interessante. Verso quell'ascensore. Carino questo. Allora, lo stronzo esce da lì dietro, va bene. Granata! Dov'è? Fanculo! Non muore il bastardo, eh! Quell'ascensore porta dritto alla torre di controllo! Allora, prima ricarico. Quindi munizioni. Cambio. Ambientazione. Verso quell'ascensore. Aspetta, perché sto qua adesso prende su, salta, disfa, gira, briga. Aspetta un attimo, se io passo da sotto. Vai avanti. No. Che palle, speravo si potesse aprire il cancello prima. Vabbè. Dai, fammi saltare storto. Granata! Merda, quello lì sembra tosto. No! Oh, che cazzo! Mi serve copertura! Possiamo solo salire. Vabbè, un po' di munizioni ho recuperate. Ci sei? Sì, perfetto.
Siamo finiti in mezzo a una specie di esercitazione. Il posto è pieno di russi. Stiamo cercando informazioni. Ci voleva. Metumezu ne ha delle rin allerta per il recupero. Sembra incazzata. Tu dici che è incazzata? Ci sbatto a Roni. Nah, figurati. Sembra il loro centro di comando. Forza. Meglio. Più roba da fotografare. Lì, centrale informatica. Vediamo che stanno combinando i russi. Bell, vai a quel terminale. Inizia a curiosare. Cosa offre la ditta? Benvenuto nell'archivio analitico bellico del popolo sovietico. Onesto. Statistiche, aggiornamenti, operazione Greenlight. Accesso limitato. Che cazzo è l'operazione Greenlight? Puoi violare quella roba? Ah, non lo so. Ovviamente c'è una password. Guarda in giro, i russi non sono molto svegli. Forse c'è qualcosa sulla scrivania. Bene. Era di fianco a un disegno, non ci crede. È confermato. La testata rubata da Berlino è una risorsa Greenlight. È una delle nostre. Ah, buono. Voglio verificare che tu sia pronto a tutto, Hudson. La palla è in campo. Dobbiamo giocare. Se Hudson, che cazzo è Hudson? La verità. Da quando ti preoccupi della verità? Mi preoccupo del controllo della risorsa. Se non possiamo controllarla, sarà terminata. Partita finita. Stampa progetto. Prendo una copia. Nel dubbio. Non ha alcun senso. Perseus si è infiltrato in un programma atomico della CIA. L'operazione Greenlight, gestito da Hudson. La testata rubata è americana. E Hudson lo sapeva. Merda, dobbiamo andare. Va bene, ho già capito. Rissa. Non ci credo, cazzo. Parker, rispondi. Hudson ci ha mentito. Ci ha mentito, cazzo. Boots, di che cosa stai parlando? Sto parlando di Greenlight. È l'obiettivo di Perseus. E Hudson c'è dentro fino al collo. Boots, ti sto perdendo. Dovete andarvene da lì. Qua sono foto di famiglia, niente. Di qua, Bell. Che cazzi. Quel corazzato ci farà pezzi. Usa le facciate come riparo. Non fermarti. Dai, dai, corri! Di fronte! Cercano di tagliarci fuori! Granata! Quanti cazzo sono? Rilancia al volo, grazie! Qua se no ci muoio male. Niente, sto morendo male. Aspetta un attimo, cazzo. Ok. Aia, cazzo. Dove minchia è sto coglione? Muoversi. Mi serve copertura. Aspetta che arrivo, che devo fare la foto. Ma l'ha tirata qua dentro! Ah! Puttana! Mi serve fuoco di soppressione! Oh, ricordi, ma aiutati! Mi muovo! Boots, Bell, come siete messi? Male. Ancora peggio di prima. Assicurati che Adler e Mason siano pronti al punto di estrazione. Ok.
cazzo sono? Mi serve copertura! Mi serve copertura! Aspetta che arrivo, fammi vedere se qualcosa. No, dobbiamo raggiungere quell'uscita. Quei bastardi bloccano l'uscita. Dobbiamo sfondare il blocco. Non si può passare proprio di qua? No. Diamoci una mossa. Non ti preoccupare. Perché non me la fa attivare? Ah. Gentile, per me la granata. Aia. Porco il cazzo. Devo trovarmi l'angolino nascosto come prima. Altro. Oh no, era qua dietro, porco il cazzo. Saltare. Appena ammazzo quello devo passare subito al. Mi serve copertura! Occhi aperti! Molto bene. Cazzo! Pace! Non mi vado a mettere a correre in mezzo come l'altra volta. Porco il... Meno male che hanno detto sono micidiai della distanza, Porco il vostro... Cazzo.
Muoversi! Capitana. Nemico a terra. Non è mica tanto a terra. Il nemico si muove per accerchiarci. E un attimo. E là dietro, se non ha... Dai. Una mano a te? No, devo fare i tre secchi tutti io. Grazie. La foto a qualcosa, eccola qua. Sì, un attimo, devo fare la foto. Dov'è? Dove sei? Sono. Mi muovo. Dove cazzo sono gli altri? Non c'è più nessuno. Vieni nella torretta. Mi serve copertura, cazzo. Buon idea. Io guido. Notato. Occupati di quel corazzato, Bell. Ma con lo strozzo. Continua a sparare. Io cerco un'uscita. Gli faceva male mettere qualche cartello stradale. Sì, me ne occupo. Cazzo, lagga di nuovo. Di Greenlight. Che altro ci nascondi? Vuoi che ti faccia sputare la verità? Non credo ti convenga, Woods. Datevi una calmata. Questi atteggiamenti non ci aiuteranno a prendere per sé. No, si alza da sola la grafica. Non ci hai detto che era una testata americana? Dovevamo sistemare il suo casino. Il bastardo ci ha mentito fin dall'inizio. Non ho mentito. Ho solo omesso dettagli. Tua specialità, vero, Hudson? Manipolare la gente. Rifilare loro la tua verità. La verità non esiste. Si decide in chi credere. Adler sa di cosa parlo.
Giusto, Russ. Operazione Greenlight. Cos'è? Dici tu. La corsa alle armi nel 58 era al picco. Per Eisenhower un attacco dei russi contro l'Europa ci avrebbe colti impreparati. Così autorizzò l'operazione Greenlight, un programma segreto per piazzare bombe nucleari in ogni grande città europea. Ah, bene. La massima contromisura in caso di invasione. Nel 74 hanno modificato gli ordigni in bombe al neutrone in grado di uccidere le persone senza danneggiare le infrastrutture. Migliaia di morti in un lampo. E tu ci parli di infrastrutture del cazzo. Sì, alla faccia della civiltà. Uccidiamo, ma preserviamo gli edifici. Vogliamo preservare il nostro stile di vita. Da quanto sapevi della testata? Una testata Greenlight è sparita 2 mesi fa. Pensavamo a Perseus, però non c'erano prove. Ma le foto trovate a Berlino lo confermano. Quindi, c'è una testata americana da qualche parte. E se Perseus la fa esplodere, gli Stati Uniti diventeranno il pericolo pubblico numero uno. Non saremmo qui se avessi completato il lavoro. Uccidere Perseus in Vietnam. Attento. Oppure non fermerò più Woods. A fine filmato mi sembra giusto che è andato in sincronia, no? Dobbiamo sapere che vuole fare Perseus con la testata. Park, c'è qualcos'altro nello stampato che Bell e Woods hanno recuperato dalla base? Si accenna uno scavo in corso tra i Monti Urali, Yamantau. Il nostro infiltrato nel KGB conferma che si tratta di un'operazione attiva. Yamantau. Credevo che Hudson e Weaver avessero seppellito quel posto anni fa. È così. Perseus vuole recuperare il mainframe. Dragovic e Steiner devono aver lasciato roba buona dietro. Steiner. Manda me, Fuzz. Tu sei troppo coinvolto, Mason. Non possiamo permetterci casini. Cazzate. Sai che nessuno è più adatto per questo. Decido io. Voglio Mason e Woods in azione. Trovate quel mainframe prima di Perseus. Contatterò Belikov, il nostro uomo nel KGB. Darà supporto logistico. Scommetto che insisterà per pilotare l'elicottero. Qualunque cosa voglia Perseus a Yamantau, io la voglio di più. Va bene. Andiamo a vedere cosa c'è in sto posto di merda, eh? Andiamo a vedere. Secondo me ci andiamo a trovare tante di quelle bestemmie che la metà basta. Il primo edificio è appena oltre quel crinale. Grazie. Trovato il mainframe, ti contattiamo. Woods, lo sai cosa fa il KGB agli agenti infiltrati, vero? Da. Se vincono il campionato vale quasi il rischio di farsi fucilare. Ho solo un'ora di autonomia. Poi trovatevi un altro passaggio. Diamoci una mossa, Mason. Sarebbe quella la nostra spia? Non farti ingannare dall'odore di vodka e caviale da 2 soldi. Dimitri è uno a posto. Sa dove sono sepolti tutti i cadaveri. Cazzo, è stato lui a seppellirne la metà. Che posto di merda è questo? Attenzione, ricognitori sul crinale. Con discrezione, Mason. Come no? Ha parlato l'esperto. Ho una personalità complessa, Mason. Dovresti saperlo. Bel lavoretto. Niente male. Proseguiamo. Aspetta.
Tu stendi uno di quei coglioni. Io penso all'altro. Vabbè, io prendo questo. Ben fatto. Ma potevi anche evitare che sparasse, magari. Merda, sembra instabile. Beh, sei abbastanza saldo per i russi. Prima tu. Ma non vuoi far sec qui? Vabbè. Andiamo a trovare Ivan. Doppietta? Questo? Una passeggiata. Tanta roba. Aspetta un attimo. Scusate. Ma stava galleggiando quell'arma, vero? Il vecchio edificio Satcom. Dopo tutti questi anni ancora in piedi. A malapena. Proseguiamo. Ma io volevo far sec quei due là, veramente. Aspetta. Vediamo un po' se... Altro? Ci sei te? Uccisione pulita. E te? Altro? Sotto qua? C'è nessuno? Boh. Qualcun altro? Ci sono dei cecchini. Non farti avvistare. Resta giù. Non farti vedere. Dove cazzo sono? Ah, quello. Fermo. Fermo. Sul collo. Qui qualcun altro? No, tutti morti, no? No. Aspetta. Bene, ok. Entra. Dovrò essere finiti. Accidenti. Guarda che roba. Che posto di merda. Preparano a portare via il mainframe. Zona di scavo 7. Meglio muoversi. Sapessi qual è la zona di scavo 7, sarei molto più contento. E che cazzo? Che posto? Confermo il posto di merda. Ingegneria sovietica del cazzo. Aspetta, c'è qualcuno? C'è qualcuno? Non sembra di no. Andiamo! No, beh, ferma, 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 ferma. In movimento! Mi muovo! Oh, finalmente spari anche te? Potevi aspettare ancora un po'. Ho bisogno di ricaricare. Ti vai in mezzo senza che peggio di me quando gioco a cazzo di cane. C'è qualcosa di utile qua?
Fammi un po' vedere. Strana sta zona. Molto strana. Sembra una zona fatta apposta per farti cercare qualcosa. Vabbè, chi se ne incula. Vabbè, di qua cosa abbiamo? Allora, ci sei te. Poi ci sei te. Quello è il bunker antiatomico. Ci stiamo avvicinando alla sala del mainframe. Attraversiamo con quel cavo. Quei russi all'eliporto saranno un problema se non li colpiamo per primi. Ma sono già morti. Che cazzo li ha visti gli altri? Ah, te? Muoversi! L'ultima volta sono andato io. Perché cambiare adesso? Va bene. Ma te parevano che non c'erano un branco di stronzi. Aia. Mortacci loro. Mason, come stai? Ho perso l'arma. La prossima volta vai prima tu. Faccia di cazzo. Qui c'è un tunnel. Dovrai trovare un altro ingresso. Ricevuto. Woods. Benone. Direi che è molto stabile. Sì. Apriamo con delicatezza. Salve. Cazzo, qui si gela. Questi qua sono morti. Dardo di balestra. Ma che è sti numeri? Vedo dei numeri strani. Solo qua? Boh. Secondo me è morto male questo, è così a caso. Ma armi sti qua non ne avevano? Oh! Un tizio vivo, aspetta. Questo было заброшено после схода лавины. Я слышал, что при раскопках были найдены тела с пулевыми ранениями. Мне нужно подкрепление. Я тебя вижу. Ma che cazzo? Vabbè. In 7 dovevano essere, sì. Dardo di balestra. Non ho ancora capito cosa cazzo sia questo effetto grafico qua del coso. Non c'è un'arma qui in mezzo. Ciao tizio morto male. Это место было заброшено после схода лавины. Но я слышал, что при раскопках были найдены тела с пулевыми ранениями. Ты что, хочешь сказать, что наше начальство скрыло вражескую атаку на советской земле? Лавины не стреляют в людей. Я в любом случае. Нам пора идти. Ты что, боишься привидений? Vale. Я боюсь заблудиться. Facciamo che evitarli, perché sennò ci moriamo male. Давай уже закругляться с собой. No, vabbè, andiamo avanti così, dai. В любом случае, разве здесь есть что-то важное? Не вижу ничего ценного. Все чисто.
altro tizio morto male, sì. È esattamente quello che volevo. Ma porca. Aia. Non aprire gli altri. Vaffanculo. Se io aspettassi gli altri che arrivano da qua. Aia, come cazzo fa a prendermi? Ma prendete questa granata sui denti. Morti quei là? Ah no. Mason, mi ricevi? Mason, mi ricevi? Sì, ti ricevo. Devi essere vicino. Carino. C'è qualcosa di utile qua? Caricatore, figo. Si può passare di qua? Di là, aspetta, di qua cosa cazzo c'è? Niente.
Niente, tutto vuoto qua. Ci incazza a prendere. Di qua. Qualcosa di segreto? Oh, prendi chiave. Sa cosa apre. Trova la maglietta e apri con la chiave. Che cazzo? No. Quadro elettrico, niente. Mi dici dov'è l'armadietto? No, eh? Qua da dove sono arrivato io. Qua niente. Questo niente. Un cazzo di armadietto. Cazzo di armadietto o un armadietto del cazzo? Sarà uno di questi, no? Questo è chiuso di porta, sì. Ma non si può andare. E dove cazzo è sto armadietto adesso? Caputana. Sarà uno di questi? No? Se qua c'era la chiave. No. Questo no. Niente. Questi qua sono quadri elettrici. Niente, sarà dopo, cazzo devo dire. Qui sopra, no? Questi? No, su schedare questi. Ti vedo bene. Questo no, questo no. Questi? Neanche. E niente, sarà dopo. Cazzo devo dire, boh. Allora, vediamo un po'. No, oh, scale. Non si apre questo. Al culo, c'ho la chiave. Per Dio. Di qua. Ma cazzo facessi perché ero qua? Col macello che hai fatto mi meraviglia che non abbiamo addosso tutta l'Unione Sovietica. E che cazzo devo fare? Sei tenuto occupato. È per questo che mi pagano. Di qua, vieni. Aspetta, un armadietto. Fammi vedere se c'è un armadietto. Non si passa. Con quello. Cerca qualcosa che possa sollevare un mainframe. Ok. Esamina scavo. Vedi qualche zona di scavo? Allora, vediamo un po'. Se sto leggendo bene la mappa, guarda qualche grado più a sinistra, più a nord. Secondo me non sono qui solo per il mainframe. Steiner stava lavorando su un sacco di cose assurde. L'affare Nova 6 era solo la punta dell'iceberg. Pare che si stiano preparando ad andarsene. Non possiamo farli andare.
Allora, lì c'è un barile di esplosivi come se ci fossero domani, una cosa di copertura di lì, una piccola copertura di qua, lì arriveranno come gli stronzi e un cazzo di camion. Interessante. Ah, che entra dentro pure. Là, cos'è? Avete trovato il Beh, mainframe? secondo la mappa, la gru è sospesa sull'atrio, quindi vicinissimo alla vecchia sala computer. C'è una grossa gru sul lato ovest della base. Prepara il gancio. Dobbiamo andare lì. Cosa? Il mio gancio? Loro Mi hanno una gru. dispiace, ti sento male. Vuoi un elicottero? Devo scendere di nuovo io per primo. Che no, che palle. E l'altro tizio dove è andato? A chiamare gli amici, bastardo. Dimitri, siamo bloccati. Puoi fornirci supporto aereo? Non aspettavo altro. Senti, abbiamo la cappa, che cazzo. Sta minchia. Mason, dobbiamo scendere lì subito. Porco due. Fermarti, la fa facile. Aspetta. Per Dio. Ma perché sono sempre senza colpi? Bello che li vedo anche, quelli quanti ne ho. Come granata. Dobbiamo raggiungere quel mainframe. Muoversi. Ecco due. Occhio al tetto. L'ho visto il tetto. Tua. Sta grandissima ceppa di mi. Granata in arrivo. Qualcun altro? Ecco, cazzo. Andiamo. Niente, sto morendo. Palle. Uno in meno. Fermo, fermo, fermo. Bravo. C'è anche te? Bastardo. Tua mamma, quella grandissima zoccola. Mi muovo. E che cazzo? Te l'ho vista. Sul cavo, dov'è il cavo?
Ecco, porca. Ti venisse un po' di bene. Cosa c'è qua? Fico. Ci sono anche le mie. Ottimo. Qualcun altro? Merda, speriamo che questo regga. Un altro qua? Woods, sono al punto d'uscita. Siete pronti? Ci vediamo, Dimitri. Ops. Sorry. Andiamo, non volevo. Mason. Mason, dobbiamo scendere lì subito. Stavo cercando un cazzo d'armadietto io. Vabbè. Come si scende lì in alto, in fondo, senza spaccarsi le ossa? Non fermarti! Il mainframe è grosso. Se è troppo grosso, non potremo sollevarlo. No! È grande il giusto! Dove cazzo è andato? Aia. Porco due. Voi vostro cazzo di fucile a pompa di merda. Più veloce, Mason. Più veloce tua sorella. K, va bene. Qualcun altro? Dimitri, siamo in posizione. Tira giù il gancio. Arriva! Dove cazzo è salito? Passami quel cavo. Dove cazzo è il cavo? Avanti, Mason. E arrivo, per Dio. Siamo agganciati, Dimitri. Tiraci su. Che branco di stronzi. Siamo fuori, Dimitri, portaci a casa. Madonna mia, che strage. 4 giorni dopo. Hudson,
L'analisi del mainframe trovato da Mason e Buza Yamantau è finita. E? Perseus cercava i nomi degli infiltrati usati da Dragovic nel 68. Dacci quei nomi, mettiamo Adler e i suoi sulle loro tracce. Perseus li ha cancellati. Cazzo. Ora queste informazioni sono presenti solo in un posto, il palazzo della Lubianca. Cosa? La sede centrale del KGB? Perché Perseus non li ha presi lì? Non so. Forse sta agendo senza autorizzazione. Avviserò Adler, ma ci conviene farlo nel modo giusto. O tanto vale non farlo affatto. Ci mancava anche sta rottura di cazzo. Ah! Dove siamo adesso? Quante cazzo mi sono arrivate? Troppe. Dove stiamo? Caricamento in corso di qualcosa. No, salve. L'ho appena saputo. Belikov è tornato a Mosca. Conoscete il piano. Bel, tu con me. Lazar, pronto all'estrazione. Verrà nel palazzo del KGB insieme a te. Sei pazzo. Aspetta che ritornino Mason o Woods. Non mi servono Mason e Woods. Voglio Bel, ha le capacità che servono. Te lo dici te? Lo trovi divertente. Così metti a rischio l'intera operazione senza motivo. Non è senza motivo. È calcolato. Tieni a mente che se fallite, possiamo scordarci quei nomi. È finita. Posso colpirti fortissimo? So che puoi farcela. Hudson non si fida di chi non può controllare. Va bene. Ok, vediamo un po' cosa offre la ditta. Sistemato nella camera oscura. Allora, che cosa abbiamo? Missione successiva è questa. Allora, dunque, questa. Dunque, un oggetto. No, nuovo indizio. Allora, esame di indizio. Cos'è che è? Registrazione acquisita da Bell, ok. Foto addestramento, foto dell'ingresso, foto interni. Ma è la foto che ho fatto veramente io? No, questa non l'ho fatta io. No, sono foto fasulle. Pensavo mi avesse tenuto il coso. Ok. Allora, questo a posto. Poi, perché dici continua a dirmi sparito un nuovo indizio? Quindi questo qua niente, questo qui niente. Questa qua. Esami l'indizio. Qua non niente, quindi l'unica qui è decifrare il floppy disk. Difficoltà esperto. A me lo dà come completato sta affare qua, non capisco. Ok, questa è la missione successiva. Questo è Perseus. Esame di indizio. Cosa c'è di nuovo?
c'è questa, il disegno della testata. Manca un indizio e poi possiamo fare la missione, fico. Questa invece. Esamina indizio. Esamina. Sembra un rapporto parziale per Mosca sulle attività degli agenti. Dovrebbe aiutarci a ridurre la lista dei sospettati. Stando all'ultimo rapporto di Barbuta, presto ci sarà un voto in Parlamento. Ritiene di avere abbastanza influenza da convincere altri a schierarsi con lui. Forzuto sospetta di essere sotto osservazione. Suggerisce al KGB di smuovere le acque per coprirlo. Giocoliere teme di perdere le prossime elezioni. Raccomanda misure attive contro i suoi avversari. Come faccio a... Quel registro di Kraus potrebbe contenere indizi sull'identità degli agenti. Sembra che Kraus fosse un intermediario per sostenerli economicamente. Ah, figo. La Barbuta ha pagato quindi a Cambridge, Berlino Est e Barcellona. Ah, interessante. Berlino Est ne sono passati già in troppi. Qualcuno è passato da Cambridge e il giocoliere da Barcellona. Vediamo un po', esamini sospettati. Allora, vediamo un po' se c'è qualcuno di Barcellona. Cambridge, Inghilterra. Barcellona c'è lui. È l'unico di Barcellona questo. E uno l'abbiamo. Poi gli altri erano Berlino Est, giocoliere a Barcellona, ok. Cambridge, Inghilterra e Berlino Est. Aspetta, com'è che era? Cambridge è una donna e Forzuto Berlino Est. Una donna a Cambridge. Questa e poi c'è giocoliera a Berlino Est, c'è lui, Kim, questa è una donna, c'è anche Aaron lì, quindi c'è da aggiungere o lui o Aaron lì o Tim Krieger, caputtana. Allora, questa, nuovo indizio. Questa cos'è? Circuiti integrati. Questo è un nastro magnetico. Foto del gancio di carico. Cosa cazzo me ne faccio della foto del gancio di carico? Foto di Arbor 6 di Nova 6, fico. Rapporto agente infiltrato. Ok, questa è la mia mappa di Monti Urali e finisce qua la storia, va bene. Questo niente. C'è un nuovo indizio. Foto del palazzo della foto telecamera di sorveglianza. Registro presenze. Prima pagina del
Cosa? Una lettera di Brezev. Ok. Gas deploy via ventilation system. Ah. Questo poco di edificio la sala usando per raggiungere la telecamera prendendo l'accesso per mettere la scoperta di questo di piccolo digno caricato con gli intuitanti così con il gas di ah perfetto, buono a sapere. C'è ancora un inizio che mi sono perso. Ah sì, questo qua cos'è sto robo? Ah C4, carino. Condotte di ventilazione. Fico. Molto fico. Vabbè, andiamo a fare sta missione allora. Non c'è altro. Ci manca un coso qua. Avvia missione. Niente, andiamo. Andiamo a rompere i culi o a farceli rompere. Il palazzo della Lubyanka, quartier generale del KGB a Mosca. I registri dell'agente infiltrato sono negli archivi, 30 metri sottoterra in un bunker di comando antiatomico. Questo ascensore ad alta sicurezza è l'unica via d'accesso. Ci servono le credenziali giuste. È qui che entra in gioco la risorsa Belikov. Belikov è la nostra talpa nel KGB da quasi un decennio. Ci farà entrare. Ci ha aiutati a Yamantau e riuscirà a farlo anche stavolta. È una cosa enorme anche per lui. Sicuro che sia dei nostri. Una minaccia atomica incombente vale qualsiasi rischio. Perché mi deve... Sono sicuro che sarebbe d'accordo. Sta misurando la pressione. Ti sta misurando la pressione per quello che ti si è appoggiata sopra. Magari ce l'hai un po' bassa, vuole controllare. Sento un eco di guerra arrivare. Beh. Ho visto che mi hanno mandato la foto del... Cosa sta caricando qua intanto, sì? Dimitri Belek, occupato grazie al KGB, quartier generale KGB Mosca, 9 marzo 1981. Pronto, parla Belikov. Piace, pensavo fosse l'ambasciata di Singapore. Siamo quasi ai tunnel. Hai ottenuto l'accesso al bunker? C'è sempre un problema. Risolvilo. Togliamo una chiave bunker. Potrebbe avere problemi. Dobbiamo prendere i file in quel bunker. Fai ciò che devi. Un'altra cosa. Un nostro informatore di Berlino Est ci ha traditi di recente ed è fuggito a Mosca. Ah, pure. Riteniamo che al momento si trovi nel palazzo della Lubyanka. Sa troppo della nostra rete di Berlino. Direi di metterlo a riposo. Potrà essere invece l'occasione. Ci vediamo all'ingresso del sotterraneo quando avrai la chiave del bunker. Con
Compagno Belikov, ti hanno convocato nella sala conferenze al piano di sopra. Il segretario Gorbaciov è arrivato dal comitato centrale. Ah, pure. Partecipa al briefing. Generale è già passato da qua. Non posso portarti oltre questo. È incredibile vedere questo posto. Anche se non ci fosse il segretario. Dove cazzo saranno le chiavi qua adesso? Buongiorno. Compagno Belikov, accomodati. Il segretario generale Brezhnev si sta interessando ai recenti sviluppi della sicurezza. C'è una talpa nel KGB. Il comitato vuole che qualcuno del direttorato principale supervisioni l'indagine del colonnello Kravchenko. Se non vi hanno già presentati, questo è Imran Zakaev. Grazie, segretario Gorbaciov. E grazie a tutti per avermi accolto a braccia aperte. Non esiste tragedia peggiore di una casa che è stata violata dall'interno. La fiducia e l'amore di una famiglia sono sacri. Pare che non tutti condividano questi nobili sentimenti. Compagno Belikov, come capo sicurezza, so bene che non ti sei risparmiato affatto per portare allo scoperto questa talpa. Dimmi com'è andata. Dopo l'intervento sono rimasti senza sospettati vivi. Potrebbe essere carina. Non sono un uomo paziente, Belikov, né compassionevole. Ah, che palle! Finché non troviamo la talpa, voglio maggiore sorveglianza intorno al bunker. Zakaev, che cosa ci consigli di fare? Limitare l'accesso al bunker. E voglio anche conoscere più a fondo ognuno di voi. Conoscere le vostre speranze, paure, ambizioni. Sì, pure scrupoloso, ma non voglio interruzioni significative. E tu, Belikov? Puoi procedere ora. Chi deve conservare l'accesso al bunker durante l'indagine? Dunque. Io direi, signore, un uomo di fiducia. Facciamo io e lui? Compagno Belikov, le mie scuse. È stato revocato anche il tuo accesso. Bisogna essere prudenti, vero? Segretario Gorbaciov, io credo che per ora solamente il generale Charkov dovrebbe tenere la sua chiave. Vabbè. Molto bene, pensaci tu. Non si preoccupi, signore. Ho già ordinato di far recuperare tutte le chiavi del bunker. Compagno Belikov, la minaccia capitalista incombe su di noi. La nostra cultura e la nostra collettività sono in pericolo. Prenderemo il traditore. Dovrà pagare a caro prezzo il suo tradimento. Belikov, sei congedato. Allora... vediamo un po'. Allora, usa la mappa del KGB per cercare diversi modi e ottenere una chiave del bunker. La mappa KGB si aggiorna con le informazioni man mano che esplori. Apri prima di tutto la mappa e trova la stanza della sorveglianza. Ah, ok. Mi tengono d'occhio. Mi serve una chiave del bunker, ma prima devo spegnere le telecamere. La posizione attuale sono qua. Quindi io teoricamente posso spegnere la telecamera come quando voglio. Sono mai stato in Polonia. Mi faranno entrare? Signore?
posso disattivarle come quando voglio. Alcune locazioni destano sospetti. Fai attenzione anche ai presenti quando entri in area se svegli. Questa è un'area riservata. Se mi vedono posso qui, aiutarla, addio signore. Copertura. Ah, devo eliminarti così. Eliminazione non letale. Ora devo nascondere il corpo. Bella domanda. No, non me lo fa, aspetta. Fanculo. Ma perché non me lo fa? Caputtana. Ah, c'è la... No, fanculo col quadrato. Ok. Le telecamere sono spente, spero la mappa per cavere. La sua squadra nell'edificio, ok. Devo procurare una chiave del bunker a Adler. Mi servirà per accedere alla camera blindata. Purtroppo Charkov è l'unica disponibile. Se avessi una testa disattivata dall'armeria potrei usare il computer di sede. Parla con la guardia dell'armeria. Voglio solo un aggiornamento. Tutte le caratteristiche sono state disattivate, ok. Opportunità, persuadi il prigioniero. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Dove cazzo è sto posto di merda? Non è di qua. Possibile che devo sempre fare delle figure del cazzo che non so dove girare nel mio stesso palazzo? Sergente Novikov, si presenta in armeria. Proviamo. Chiunque tu sia, non caverai nulla da me. Interessante. Non uscirai da qui, ma potresti vendicarti. Se dico che non esce vivo. Non lo so. Proviamo questa. Non mi presterò i vostri giochetti. Fai quello che devi fare e basta. Niente, non era questa la frase giusta. Tornerò. Ivanov non collaborerà. No. Nell'archivio potrei trovare qualcosa per convincerlo. Allora, provi l'archivio, ando cazzo sta. Archivio, ok. L'archivio. Archivio, andò sta? Sarà il piano terra sicuro? Sarà di qua. Dove cazzo è sto archivio di merda? Ho
Anch'io al chiuso. What? Sarò chi vi ha chiuso. Come fa, come cazzo faccio a... con te non posso parlare. Riservata. Questo è il... non mi fa fare un cazzo. Non c'è un ingresso secondario, no, eh? O sì? Potrei scassinarla. Vediamo un po' se mi beccano. Dai. Io che non volevo ucciderti, vabbè. Nascondi. Ah, indizi. Fico. Devo scassinare anche questa, che palle. Dai. Perfetto. KGB ha già programmato il rapimento di sua moglie e della figlia. Perfetto. Posso approfittarne. Secondo me sono il suo punto debole. Fico. Ma come mai è così in allerta il tizio? Non ho capito. Opla. Vediamo un po' se ci va di culos. Aspetta, mappa aggiornata. Parla con il prigioniero, ok. Uff, madonna che strage sta missione. Tutta una menata di cazzo. E parla con tizio, parla con Caio. Salve, buongiorno. Cosa? Che c'entra la mia famiglia in tutto questo? Persuadi. Sì, qualsiasi cosa. Cosa vuoi che faccia? Ucciderlo. Ci proverò, ma giuro che risparmierai la mia famiglia. Sì. Mappa aggiornata. Ok, vediamo se questa funziona.
Vediamo se questo giochetto funziona. Belikov, ho appena sentito una cosa molto divertente. Quando avrò finito, parleremo un po'. Ok. Compagno, come sta il nostro amico? Non saprei, signore. Non ha molto da dire. Ah, staremo a vedere. Cittadino Ivanov, confido che ti stia godendo il soggiorno. Attenzione, c'è un problema nella cella di detenzione. Allora, dunque, ora che devo recuperare la sua chiave, recupero la chiave del bunker. La chiave del bunker del cadavere di Chartrov. Mi fai passare, tizio. Come faccio a recuperare la chiave del bunker, scusate? Scusate, mi si è piantato il... Niente, parliamo col tizio. Signor sì. Ah, ok, posso fare i cazzi miei adesso. Bene, ora devo far entrare la squadra di Adler nel sotterraneo. Posso sapere qualcosa di più? Come posso aiutarla, signore? Manca poco. Posso sapere qualcosa di più? Va bene. Figo. Grazie. Ah, magari ho avuto un po' di culo. Alle. Buongiorno. La squadra di Adler serviranno uniformi per superare la sicurezza. Mi basterà attirare due soldati nei tunnel. Allora, premi L1 per trasmettere alle guardie. What? L1. Parla Belikov, mandatemi una squadra di sicurezza nella stanza della fornace, subito. No, eccoti alla fine. Non ho molta scelta, giusto? Questa chiave dà accesso all'ascensore per il bunker. Dove sono gli uniformi? Sembra che siano arrivati. Ok, io li accompagno e li distraggo. Voi fate il resto. Va bene. Al riparo. Niente sangue. Le uniformi ci servono pulite. Là, là, là! Ho trovato una porta aperta. Non tollero questa incompetenza, sono stato chiaro. Abbiamo dei protocolli molto rigidi per impedire queste cose. Ok, devo andare. Perfetto. Ma dovreste avere tutto. Se ve lo chiedono, siete agli ordini del comandante Sobol. Cambiati. Ottimo, ottima scelta. Ecco, armi e chiave nella borsa.
Mi devo nascondere il tizio. Dov'è il tizio? Non lo so. Di qua. Non lo so, magnato. Una volta nel bunker saremo soli. Su, su, non ci guardate, non ci abbiamo un cazzo da dirvi. Compagna, ci lasceresti passare? Va bene. Niente metal detector, giriamogli intorno. Perché devo aprire sempre io le porte per primo? Cosa credete di fare? Tutti devono passare dal varco della sicurezza. Attraversate il varco della sicurezza. Palle. Metti la borsa sul bancone per l'ispezione. No, non c'è bisogno. Lasciaci passare. Ovviamente nulla di personale, compagno. Ma devo ispezionare tutto ciò che passa di qui. Sono gli ordini. Compagno, Zakaev chiede di te. Ci penso io. Grazie, compagno. Che culo. Sei in ritardo, Belikov. Però sono venuto, no? Forza. Una botta di culo ogni tanto. Allora che dobbiamo andare sotto, sopra, di fianco, dritto. Perfetto. Ding. Andiamo giù. Livello bunker. Facce nuove. Quando siete arrivati? Ah, certo. Ma caso? Siete sottoposti di quale ufficiale? Sobol. Ah, che coincidenza. Stavo andando proprio da lui. Senza ombra di dubbio gli porgerò i vostri ossequi. Che culo. Come lui bisogna stare attenti. Infatti sono stato attento. Preparati. Non saranno felici di vederci. Ma va. Aspetta il segnale. E prima che Kravchenko potesse. Mettete subito giù quel marbel. Camera blindata, oh. Esci qua. Ma così a caso, cioè, pensavo fosse un po' più stealth sta cazzo di missione. Mannaggia il cazzo. Vedo qualcosa. Che cazzo è? Prosegui verso la camera. Thank you.
tutti qua a rompere il cazzo, sì, ma porco. Ci manca solo ricominciare con le bestemmie a 5 minuti dalla fine della live. Porca puttana. E prima che Kravchenko potesse. Camera blindata è di qua. Oh, sorry. Morire ogni tanto è troppo difficile. Prosegui verso la camera blindata. Che cazzo è? Ma porco. Mi è piaciuto? Porco due. Quanto cazzo siete blindati? E prima che Kravchenko la camera blindata è di qua. Segui verso la camera blindata. Muori, muori, muori. Capitana. Caputtana, che mena cazzo. Porco. Vai, te. Morto? Dov'è? Là. Qualche altro stronzo, già che siamo qua. Mi muovo! Muoversi! Avanza! Donna mia. Sono vicini alla camera. Nemico si muove. Porco due. Sei lì? No, sorry, morto. In caso di problemi dovremo aprirci un varco. Bombola nella presa d'aria. Dov'è che devo metterla? Piazza in fretta il gas. Che cazzo hai da mettere? Vaffanculo. Ah, questa presa d'aria. Piazza il gas.
era blindata. Nel dubbio ricarico, va. Va bene, a dopo moderatrice, l'ho visto tardi il messaggio. Siamo quasi alla camera blindata. Porco due. Porca puttana. Ma ammazzarne due te, no? Troppo difficile. Ho un'occhiata. Si muovono. Camera blindata. Apri la porta. Io ti guardo le spalle. Guardami le palle, bravo. Vai, chiave del bunker. Affanculo. Salvataggio, perfetto. Se gente c'è. Non ci resta molto prima che facciano irruzione. Beh? Ecco l'elenco, Bell. Copialo su un disco. Allora, dunque. No, le missioni di caricamento no. L'hanno quasi tagliata. Hanno quasi finito. Preparati, stanno arrivando. Cazzo sono? E vaffanculo. Ero anche distante dalla granata, puttana Eva. Hanno quasi finito. Preparati, stanno arrivando. Cazzo che mi faccio far saltare in aria di nuovo come prima. Dai, ammazzano uno te ogni tanto, mannaggia Cristo. Andiamo! Beh, onesto. Di qua. Arrendetevi, non potete fuggire. E che cazzo però, eh? Sempre a me le parti stronze, sì. No!
sbaglia. Che cazzo è che mi sbaglia? Caputtana! Dove cazzo è quell'imbecille? Pensavo di finire la veloce sta missione. Grazie per aver laggato anche in. Anche se non ero in. Anche se non sto giocando su internet. Aspetta che ricarico. Adesso ne arriva uno da dietro. No. Salvataggio, perfetto. Siete circondati. Abbiamo il vostro amico. Ho preso Bellico. Vai con il piano B, Bell. Attiva il gas. Giù le armi e arrendetevi o lui muore. Quando ci muoviamo, metti una maschera a Bellico. Ti copro. Perfetto. Equipaggiamento pesante. So dove trovarlo, amico mio. Ci sono armi pesanti nell'ascensore con cui sono sceso. Dobbiamo armarci prima che arrivino i rinforzi. E morite un po' tutti. E col riparo. Pronti, guarda. No, quello è Bellico, ma vaffanculo. Che cazzo ci fai qua? Mi metto al riparo! Muoversi! Dove cazzo è? Mi metto al riparo! In movimento! Morire, no? Equipaggiamento. Corazze, caschi, mitragliatrici ed esplosivi. Preparati. Ok. C'è anche il C4 quello figo? No, eh. Carino questo. Ok. Allora, intanto salvare ha salvato. Signori, io opterei prima di... Ok, allora, prima di fare l'estrazione finale opterei per salutarci qua, perché abbiamo fatto 2 ore e 10 che mi sono perso come al solito. Con questa simpatica suoneria di allarme vedrò di uscire da sto bunker, e ci si vede nella prossima live, sperando di non finire il gioco con l'ultima missione, ma non penso sia l'ultima questa, ce ne saranno sicuramente ancora delle altre. Per il momento un saluto a tutti e un buon gas, cos'è, un gas di qualcosa agli altri. Alla prossima live di lunedì, no, scusate, di domenica sera con Kerbal Space Program. Kerbal Space Program, ce la posso fare. Per il momento, una buona serata e un buon sabato a tutti. Ciao!